Bentrovati a Toscana a Parlamento. La trasmissione a cura della redazione d'Italia 7 che vi informa sulle attività del Consiglio regionale nell'ultima seduta è stata presentata dall'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini una relazione che illustra le varie fasi della campagna vaccinale. L'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini ha portato una relazione in Consiglio regionale della Toscana sul quadro generale della campagna vaccinale nella nostra regione rispondendo a varie interrogazioni provenienti dall'Aula. La prima fase entra nel vivo, i farmacisti volontari che operano nell'emergenza urgenza, addetti alle pulizie nei reparti Covid, fanno parte di quei 116.000 persone che hanno dato l'adesione entro dicembre alla campagna e saranno completamente vaccinati nella loro interezza entro febbraio le persone con patologie croniche ed invalidanti saranno vaccinate invece nella fase 2, come previsto dal Piano nazionale, verso la fine di febbraio. Anche la somministrazione agli insegnanti è prevista in questa fase. I lavoratori, nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti di persone positive al Covid-19, rientrano invece nella terza fase del Piano nazionale. Ecco l'opinione dei consiglieri. La Toscana si è dimostrata subito capace di affrontare questa prima fase, che era complicata perché è l'inizio di una vaccinazione mai fatta. Con, con questa portata. Inoltre, per le caratteristiche del vaccino, questo che stiamo inoculando dall'inizio della, della prima fase e quello che sappiamo della Pfizer, comunque che, che richiede un ciclo del freddo particolarmente complicato, sta andando tutto bene sia sulla gestione del vaccino sia sulla prenotazione da parte delle categorie che ne hanno diritto. Come ha detto prima anche l'assessore, ci sono 12 hub. AB... Poi eh, risuddivisi in 40, eh, diciamo sottocategorie eh, geografiche per poter fare il bacino Ma la vera Discriminante quello che potrà veramente abbattere eh, le liste e potrà creare veramente un circolo virtuoso quando i medici di famiglia potranno eh, erogare il vaccino. Ho fatto complimenti all'assessore perché la Toscana è ai primi posti per aver usufruito di tutte le dosi di vaccino che le sono state inviate, però. Mi pongo anche un interrogativo che penso sia quello che si pongono in molti cittadini. Se ci vuole così tanto ad affrontare la fase 1 e 2 che riguarda solo eh, il personale del mondo sanitario, l'RSA e gli addetti dei servizi essenziali. Quanto tempo ci vorrà per vaccinare l'intera popolazione o almeno il 70% circa della popolazione di tutta la Toscana esclusi i minori? Io ho fatto un po' di calcoli, se andiamo con questi ritmi ci vogliono due anni. Quindi noi dobbiamo eh, mettere su un piano vaccinale di proporzioni straordinarie. È questo che ho chiesto oggi in aula all'assessore, perché di questo ad oggi noi non si sa assolutamente niente. Sono tante le richieste, noi chiediamo di fare meglio, di fare più veloce, di fare più vaccini e chiediamo fondamentalmente di estendere la priorità. Pensiamo agli insegnanti, pensiamo al personale scolastico, pensiamo agli studenti, pensiamo agli operatori del 118, pensiamo a tanti operatori che anche nella sanità privata lavorano nell'ambito dei territori, pensiamo alle residenze per anziani, agli operatori, pensiamo a tante categorie. Abbiamo chiesto con un atto forte che il Consiglio regionale si pronunciasse nelle prossime ore per fare in modo che tutte queste categorie potessero avere il vaccino quanto prima, partendo ovviamente anche dai professori, dalle scuole, per tenere botta rispetto a quella che è stata la riapertura. Chiediamo che allo stesso tempo, insieme a vaccini, si faccia un grande investimento culturale, sociale ed economico sulla cura. La nostra posizione è una posizione che chiede chiarezza, che chiede un piano vaccinale dettagliato, un piano vaccinale che sia che passi dal Consiglio regionale della Toscana, che possa essere letto e capito da tutti i cittadini e che non sia demandato ai dibattiti sui giornali, perché quando sentiamo assessori che replicano a notizie date dai quotidiani nazionali... Replicano dicendo che l'opposizione deve stare calma e tranquilla. Ci fa preoccupare: l'opposizione non sta calma e tranquilla, l'opposizione è molto preoccupata da una gestione che spesso e volentieri negli ultimi tempi appare non gestita da professionisti, che appare molto aleatoria e surreale. Quindi è bene che attenti ci stiano loro che sono chiamati a governare e non l'opposizione che sta vigilando. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi ha invece sollevato il problema dei disabili autosufficienti e non autosufficienti e di chi si prende cura di quest'ultimi. Sì, abbiamo presentato una mozione all'attenzione della giunta come opposizione eh, per far sì che quello che il piano vaccinale nazionale ha previsto nella seconda fase, quindi tra qualche tempo per noi invece deve essere affrontato subito, cioè la vaccinazione delle categorie più fragili come quelle dei disabili. Eh, su questo eh, la risposta dell'assessore Mezzini eh, non ci ha soddisfatto perché ci aspettavamo eh, un passo diverso, una forzatura, così come è stata fatta anche in altre regioni, in particolare nella, in Campania. Eh, affinché con uno sforzo di programmazione eh, dei vaccini si potessero inserire appunto, i disabili, i caregiver, quindi le persone che... Eh, di fatto eh, fanno parte di questo mondo così fragile e complicato. Devo dire che io sono orgoglioso, orgoglioso del nostro personale medico, orgoglioso di come l'assessorato ha intrapreso questo percorso e non era semplice. Eh, All'assessore oggi ho chiesto una cosa: di dare la possibilità a tutti di potersi vaccinare eh, rapidamente non appena arriveranno i vaccini, ulteriori dosi, di organizzare una presenza capillare sul territorio nei prossimi mesi quando avremo le disponibilità in numeri tali da permettere di vaccinare tutti, non facendo differenze tra chi vive in un grande centro e chi vive in un piccolo centro. Credo che questa sia la forza della Toscana, una Toscana diffusa che vuole offrire a tutti le stesse opportunità. È stato approvato all'unanimità un documento unitario che esprime netta contrarietà del Consiglio regionale all'individuazione dei territori di Trequanda, Pienza, in provincia di Siena e Campagnatico tra le aree idonee a raccogliere lo smaltimento di scorie nucleari. Netta contrarietà del Consiglio regionale della Toscana rispetto all'individuazione dei territori di Treguanda, Pienza in provincia di Siena e Campagnatico in provincia di Grosseto tra le aree idonee ad ospitare lo smaltimento di scorie nucleari. E quanto esprime un documento unitario approvato all'unanimità dall'Aula di Palazzo Pegaso, il testo, sottoscritto e approvato da tutte le forze politiche, impegna inoltre la Giunta regionale ad esprimere netta contrarietà in tutti i luoghi deputati a offrire ai comuni interessati. Il supporto utile per sostenere con la massima efficacia la posizione di contrarietà. Siamo stato il primo partito a depositare, a dire no con forza. Nelle ore successive la costruzione di un consenso diffuso con tutte le forze politiche. Poi siamo arrivati all'unanimità in Consiglio regionale per dire no in Toscana, a Trequanda, a Pienza, a Campagnatico, in Toscana. Toscana vive di un territorio straordinario, vive del proprio ambiente, della natura, del turismo, dell'accoglienza diciamo, di tante persone, dell'attrattività, della bellezza del proprio territorio. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio governatore Eugenio Gianni di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radioattive e nucleari. Noi pensiamo che questa previsione vada contrastata. E il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa, mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi. Di questa eh, previsione e anche a mettere a disposizione dei comuni, che sono piccoli eh, comuni, tutti quei supporti di carattere tecnico-giuridico che dovessero essere necessari per meglio sostanziare questa posizione di contrarietà. Sì, avevamo presentato una mozione noi, ma l'avevano presentata anche altri gruppi consigliari, quindi abbiamo deciso di fare un testo condiviso per esprimere la nostra contrarietà e anche per dare supporto ai comuni eh, che purtroppo sono stati individuati come sedi per poter evitare l'arrivo di queste scorie. Il Consiglio regionale si esprime in maniera univoca e quindi pensiamo che Ora stia il Presidente Gianni a andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta, perché i nostri territori, soprattutto quelli, eh, come quelli in oggetto, vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Ma oggi io ho voluto con forza che venisse approvata una mozione all'unanimità per dare al Presidente Gianni lo strumento di parlare con il Governo e con Sogin con grande forza. È arrivato un no, un no forte, deciso alla possibilità che arrivino sui nostri territori, in particolare nel sud della Toscana, le scorie nucleari di media e bassa intensità, lo continueremo a dire e a urlare con forza in Consiglio regionale e l'atto di oggi, votato da tutti, dà più forza al Presidente Gianni per potersi sedere ai tavoli nazionali e dire il no della Toscana a questa che è una scelta scellerata rispetto ad alcuni territori che sono eh, territori a grande capacità turistica ma anche a grande, eh, di grande bellezza eh, ambientale. Questo è un tema estremamente importante: è un tema estremamente importante perché si rischia di fare della facile demagogia, che non va fatta. Eh, la logica del non nel mio giardino è un qualcosa che serve a poco perché oggi, oggi noi ci preoccupiamo di dove dislocare dei residui nucleari che non ci dimentichiamo già esistono sul nostro territorio. Non è che questi residui nucleari arrivano da Marte, poi resta la battaglia perché nei siti individuati dalla SOGIN arrivano due siti che sono uno un patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'altro una delle zone naturali più belle della Toscana, è ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come eh, deposito di scorie nucleari. In aula si è tornato a parlare della strage di Viareggio. Oltre alla solidarietà e alla vicinanza ai familiari delle vittime della strage del 29 giugno del 2009 è stata anche presentata una mozione volta alla revisione dell'istituto della prescrizione nei procedimenti giudiziari riguardanti i reati gravi vicinanza e solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime della strage ferroviaria avvenuta a Viareggio il 29 giugno 2009, ma anche una richiesta di impegno alla giunta regionale affinché sostenga l'iniziativa dell'associazione dei familiari delle vittime, la Ollus il mondo che vorrei e promuova nei confronti del Governo e della conferenza Stato-Regioni la richiesta di revisione dell'istituto della prescrizione nei procedimenti giudiziari riguardanti i reati gravi. Lo prevede il dispositivo finale della mozione presentata in aula dal consigliere del PD Mario Puppa e sottoscritta anche dal capogruppo della Lega Elisa Montemagni e di Fratelli d'Italia Francesco Torselli, oltre che dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Noi con questa mozione abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi verso il Governo, verso la Conferenza delle Regioni, al fine di favorire una riflessione circa l'istituto della prescrizione per i deati gravi, quelli colposi come è avvenuto a Viareggio. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta, ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei dell loro. Dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente regione è al loro fianco. La, la Suprema Corte ha annullato l'incidente sul lavoro e quindi ha mandato in prescrizione l'omicidio colposo. Ovviamente nel nostro atto quindi abbiamo deciso questa volta di chiedere che in conferenza Stato Regioni si valuti l'opportunità di evitare che vada in prescrizione per reati come quelli delle stragi, l'omicidio colposo perché riteniamo che veramente ci siano famiglie che chiedono giustizia, verità e chiedono ovviamente nessuno riporta indietro i loro familiari, però chiedere l'hanno sempre fatto con forza tramite le associazioni che eh, fatti similari non accadano più e che quindi si prendano tutti i provvedimenti per non farli accadere debbano essere dalle istituzioni sempre supportati in ogni sede. Questa è la voce che arriva da questo Consiglio regionale, anche qui in modo del tutto univoco, perché non c'è differenza di colore, ma c'è semplicemente la difesa e la vicinanza a un territorio che ha bisogno anche delle istituzioni. Io conoscevo molti di, di quelle persone che sono morte, eh, perché... Erano miei vicini di casa e quindi sono particolarmente colpita da questa sentenza e la ritengo veramente ingiusta. Uh, I morti non possono andare in prescrizione e questo deve farci capire una volta per tutte che, quel, uh, che la prescrizione deve essere abolita, soprattutto nei casi in cui ci sono dei, uh, delle, delle persone che muoiono. Ed è tutto da Toscana a Parlamento. L'appuntamento con l'informazione dall'Aula del Consiglio regionale torna la prossima settimana. Arrivederci.